Buongiorno a tutti, buongiorno Stefano. Привет, друзья! Ciao a tutti! Ci troviamo per la puntata numero 127 e come di consueto cominciamo dai fronti. Ti lascio la parola, Stefano. Eh sì, andiamo a vedere un po' sui vari fronti che cosa sta succedendo. Allora, iniziamo con dal nord, Kharkov. Quando ci siamo visti l'ultima volta? Era il 16? L'ultima volta che ci siamo visti è stato, adesso te lo dico, guardiamo subito il video. Ce lo dirà la data, il 18. Perfetto. Quindi noi ci siamo visti il 18, cosa è successo da allora? Su Kharkov avevamo l'incertezza su alcune località, Branovka e Stony. Posso dire che sono rimaste sotto controllo ucraino, non sono passate sotto controllo russo. Non abbiamo i cerchi stavolta, Stefano, puoi dirci dove siamo più o meno sulla Siamo mappa? nella parte nord, Ok. in alto proprio, poi c'è Udi sulla destra e Odnobovka sulla sinistra, quei due punti che sono sotto controllo russo, sono rimasti sotto controllo russo, erano stati conquistati da poco e sono rimasti lì. Ci sono stati dei bombardamenti in settimana su alcune località, scendendo verso sud, abbiamo Karazovka e altri punti che sono stati oggetto di bombardamento da parte dei russi sulle postazioni nemiche. Si combatte a Zupovka, che è sulla strada che collega Kozhaka verso Kharkov direttamente. Scendendo poi ancora verso Kharkov, abbiamo visto che sono continuati i soliti bombardamenti sulle installazioni militari, depositi, Ogni notte ci sono, sì. intorno a Kharkov, e tutto vengono sempre individuati con i droni o con dei collaboratori in zona e poi colpiti. Possiamo dire che il resto dei fronti sono rimasti più o meno identici, nel senso che Sì, non vediamo cambiamenti di misura no, rispetto al 18 quando ci siamo no, lasciati. infatti sono rimasti così. Rubizne è ancora sotto controllo russo, si combatte a Vekhny Saltiv e il resto delle località come Stary Saltiv sono rimaste in mano agli ucraini, come anche Peremova. Poi più a sud non abbiamo avuto altri bombardamenti di particolare potenza su Chuiv o altre località, mentre si combatte a Lobyazne, per cui, e anche a Bazanovka. Queste zone sono ancora a sud, intendo, nella parte bassa della mappa. Sono ancora oggetto di contesa. Vuol dire che in questa zona sono attivi delle formazioni russe che stanno contendendo il controllo su questa località agli ucraini. Comunque, posso dire che non c'è stato molto movimento in questo frangente. Passiamo alla zona a nord di Slavyansk. Ci siamo. La parte a nord di Slovyansk ha visto i combattimenti invece su alcune località. In particolar modo si è combattuto sulla sinistra a Novo dunque Dmitrovka. Novo Dmitrovka è stato un punto in cui si è combattuto. Dibrovne è sotto controllo ucraino al momento, andando verso destra si combatte sulla linea del fronte. Stefano, sembra che qua a Slavyansk i russi ci possano arrivare prima dal nord che da ovest, vero? Sì, però in realtà questa zona qui è stata molto rinforzata Dagli ucraini? dagli ucraini con arrivi di diverse unità. Che poi hanno portato al recupero, ad esempio, di alcune località, come ad esempio Prishib, Sidorovo, Sviatogorsk, la parte oltre il fiume, alla parte sud, e poi avevano recuperato anche Krasnopilia e Dolina, che erano in mano russa prima, no? I russi si erano spinti fino al margine della foresta, per capirci. Ora i russi stanno tentando di saggiare il terreno nella zona a nord,
ovest di Sloviansk, cioè quel fronte sulla sinistra dove ci sono quelle punte, no? Sì. Che si allungano, ecco, quindi stanno facendo ricognizioni per sondare il terreno e vedere come sono. Sì, i russi stanno sondando il terreno in quella zona, li pungolano in poche parole ai fianchi per allargare le maglie delle difese. Cercheranno anche le vie di rifornimento, forse? Cercano di trovare, indebolire su più settori le difese ucraine. Perché? Perché tenendo, costringendole a muoversi e a tenersi allargate su più fronti, evitano che i pochi mezzi che hanno ancora a disposizione possano essere concentrati. E fare una differenza, sì. Esattamente, in questo modo li fanno scoprire su più fronti. E tra l'altro poi ci sono i bombardamenti, ad esempio su Borodikne, la zona, la località è contesa, si combatte sia oltre Borodikne che prima, quindi vuol dire che ci sono dei fronti un po' che si muovono, mobili, sì. Esatto, da questo punto di vista bombardano sia gli uni che gli altri, sia Dolina che Krasnopilia, vuol dire che ci sono le posizioni che si intersecano, ecco, magari un quartiere in mano all'uno, un quartiere in mano all'altro. Passiamo ora alla zona di Siversk, che è esattamente quella di destra, stiamo a est di Slaviansk, ed era per questo che facevo il riferimento. Sì. Arriveremo prima da nord sempre, o da... Esatto, arriviamo sempre con ordine, scendiamo lungo lungo il fronte. Scendendo lungo il fronte noi arriviamo a vedere come la zona qui, dal 18, ha avuto solo qualche piccola modifica nella zona a sud di Siversk, tra Ivano-Darovka, Viminka, Vesele e Yakorovka. Allora, intanto Spirne, quelle località lì, erano dunque Verkhokamiansk, sono tutte passate ai russi. Verkhokamiansk rimane solo un quartiere proprio all'estremo ovest del villaggio, che c'è ancora presenza ucraina, quindi non è propriamente tutto sotto controllo russo da questo punto di vista. Siversk, l'abbiamo già detto più volte ma è sempre bene ricordarlo, non viene attaccata direttamente, anche perché se prima non sloggi o aggiri gli ucraini dalle posizioni delle colline che ci sono sia a nord che a ovest della città, diventa poi impossibile da tenere, perché dalle posizioni di fuoco di favore, ecco, gli ucraini ti colpirebbero dall'alto, quindi avrebbero una posizione di vantaggio su di te. Di conseguenza i russi si stanno muovendo con circospezione in questa zona, controllano prima di aver eliminato le forze nemiche. Comunque su questo settore l'attività si è ridotta in questo periodo, mentre a Kharkov dobbiamo segnalare che nell'ultima settimana è ancora aumentato l'utilizzo di aviazione e di droni come attività, e tra l'altro devo segnalare che non c'è stato nessun abbattimento. Sì, è una settimana intera che non si sentono notizie a riguardo, quindi non abbastanza c'è stato nessun fortunato, abbattimento, sì. Io l'ho lasciato appunto in senso generale, perché non ci sono stati abbattimenti neanche di caccia ucraini, cioè non si sono visti in volo, sì. Mentre da questo punto di vista anche altri commentatori hanno segnalato che, stranieri intendo, non seguo molto, sì, gli italiani, certo. Che c'è stato questo aumento di attività. Gli italiani siamo noi, giusto Stefano? No, ce ne sono anche altri, ma stendiamo un velo. Quindi che cosa succede? Che i russi hanno aumentato la presenza dell'aviazione e l'uso dell'aviazione in questi settori, però sempre come ausilio alle forze di terra. Mi sembra col contagocce, non viene usata come un martello, come fa la NATO, ecco. Esattamente, esattamente. Perché? Perché noi l'abbiamo spiegato più volte.
questa guerra deve andare avanti per un tempo indefinito. Indeterminato, un'economia di guerra costante, quindi loro stanno calcalcolando questo rapporto di forze. Esatto, i costi sono, e l'impiego delle attrezzature è calcolato sulla base di un utilizzo verso infinito, e cioè lo sforzo bellico deve essere sostenuto dall'industria bellica. E quindi non deve andare a esaurimento delle forze. Quindi ci sono lì, noi abbiamo spiegato più volte con la seconda fase, perdite limitatissime in due settori, i mezzi e i soldati. E cioè deve essere tutto al risparmio, e da parte russa è così. Da parte ucraina invece è successa un'altra cosa, e cioè per riuscire a tenere le posizioni nonostante ormai l'avvenuta manifesta inferiorità a livello di mezzi, perché gli ucraini hanno visto distrutte le fabbriche, distrutto il parco mezzi che avevano accumulato in 8 anni di finanziamenti della UE e della NATO, perché li producevano, no? Per se stessi, non avevano un mercato all'estero, ecco che le loro difficoltà si sono palesate. Riescono a tenere il fronte solamente con un continuo afflusso di personale, ed è per questo che loro hanno perdite più elevate rispetto ai russi, perché i russi li martellano e li sfoltiscono, li consumano. Esatto, prima di arrivare poi a conquistare la posizione, e non fanno attacchi in massa o penetrazioni nel territorio se non limitatamente a quelle zone che sono state magari abbandonate o dove la presenza di truppe residuali ucraine è minima, perché i reparti sono arrivati al 60% di perdita, al 70%. Il morale a terra, sì. Certo, se ancora recentemente nella zona di Siversk ho visto il video di altre unità gli appelli ucraine, non mancano, certo, sì. Che si appellano e fanno e lamentano, denunciano le situazioni in cui sono tenuti a combattere, che non hanno appoggio, che non hanno ricambi, abbandonati dai comandanti. Sì. Quando noi diciamo guardate che i reparti russi fanno l'alternanza al fronte, non è, loro non hanno tutto il personale al fronte, non hanno problemi di personale. Loro si alternano i reparti al fronte. Avete più visto i ceceni recentemente? No. Perché? Perché si sono alternati con altri, loro si riposano. Poi torneranno. Sì, lo vedremo nella prossima fase, forse nella fase autunnale. Quando si avvicinano a settori urbanizzati dove il loro impiego specifico è più utile, interverranno nuovamente, usciranno quelli, certo, che ci sono adesso, e torneranno i reparti che c'erano prima, che hanno preso Mariupol, che hanno preso Slaviansk, che hanno preso Severodonetsk, anche perché hanno comandanti di primo ordine fondamentalmente. Esattamente, ed è per questo che invece in questa zona vediamo che provano, assaggiano il territorio, sono arrivati nuovi reparti ucraini a prendere il posto dei vecchi, quindi li fissano nelle posizioni, li fanno scoprire facendo delle puntate, ritornano indietro e li martellano con l'artiglieria, punto. E questo è un lavoro sistematico. Gli ucraini hanno detto che in certe giornate i russi sparano anche 60.000 colpi d'artiglieria. Sono delle cifre chiaramente esagerate. Perché loro sono dalla, come si dice in inglese, receiving end, sono dall'altra parte dove sì, arrivano i colpi, ecco. Li conteranno due volte anche con l'eco, no? Sì. E poi la paura fa, e quando parlo di paura non lo dico per prenderli in giro. No, assolutamente, noi saremmo nelle stesse condizioni, se non peggio, se fossimo sotto un bombardamento quotidiano. Ma per la misera ci mancherebbe. È roba da prima guerra mondiale, vero Stefano? Esattamente. La trincea e esplosioni. Esattamente. E tra l'altro abbiamo visto anche un impiego sempre maggiore anche da parte russa di munizionamento di precisione, sì, per l'artiglieria, con guida laser e via dicendo. E questo è importante. E quindi per questo i fronti si mantengono così e vanno a rilento, perché viene sempre buttata nuova carne da macello al fronte. Nonostante ciò, piccoli guadagni i russi li hanno fatti ugualmente. Nella zona di Vesele, ad esempio, sono avanzati fino
alla cittadina. Bilorovka di fatto è quasi completamente in mano loro, Spirne l'avevano ripresa, Ivano Darovka anche si combatte su più fronti su questa città, e quindi voglio dire, qualche cosa stanno facendo. Scendendo più a sud, noi abbiamo la zona di Soledare Bakhmutsk, che sono di fatto un grande fronte estremamente attivo. Gli ucraini si difendono sulla parte terminale di Soledar. C'erano stati ancora, no, non ci sono stati dei guadagni, ma diciamo che la zona centrale di Soledar è di fatto in pieno controllo russo, così come la zona industriale. Di fatto gli ucraini sono tra Soledar e Saltmine, che è quella sulla sinistra, il centro sulla sinistra, più o meno dove c'è il segno dell'esplosione. In quel settore lì si trovano le difese ucraine al momento, e quindi Soledar è quasi interamente in mano russa. Più a sud arriviamo su Artemovsk, in italiano Artyomovsk in russo. Poi ci correggeranno, lo sai Stefano come funziona. Sì. Ecco, questo è il fronte di Artyomovsk, è interessante perché la posizione di avanzamento russa, adesso la mappa indica due denti, come vedete, no? Che, due lance che si avvicinano alla città. In realtà è su tre. Poco più a nord vedete il simbolo delle spade che si incrociano, l'autore della mappa lo usa per indicare i combattimenti, perché in realtà da Bakhmutsk scende un terzo dente, quindi si tratta di un tridente offensivo, secondo lo schema Sacchi, è stato usato per mettere in difficoltà la difesa ucraina. Quindi il tridente d'attacco funziona meglio della difesa zona, ad esempio in questo caso. Abbiamo quindi la tre fronti che si avvicinano alla città. Addirittura stanno bombardando le postazioni in centro città, perché vengono individuate tramite i droni le posizioni difensive e i depositi eventualmente vicini al fronte, di mezzi, esatto, e fanteria, che vengono quindi individuati e colpiti, e questo quotidianamente. Sotto Artyomovsk ci sono state le più i guadagni migliori durante la settimana. Se voi vedete su Zaytsevo, quello di nord, si combatte su due fronti perché Vershina è stata completamente conquistata dai russi, e quindi tra Veseledolina è sempre il, vi ricordate che l'abbiamo detto anche l'altra volta, è la roccaforte, diciamo il perno delle difese a sud di Artyomovsk, dove si erano concentrati i rinforzi ucraini, il maggior numero di questi. Da qui difendono anche Zaytsevo utilizzando l'artiglieria e facendo affluire nuovi rinforzi, però sta cedendo lentamente, questa zona sta cedendo. Più a sud ha già ceduto, perché di fatto abbiamo avuto nel giro di pochi giorni, già la settimana scorsa noi avevamo visto come Dasha, Zaytsevo fossero cadute. Adesso i russi sono passati addirittura oltre la strada che collega Toretsk a Artyomovsk. Non hanno interrotto le linee di rifornimento perché ci sono le vie dietro, però è un segno importante perché hanno passato delle alture, dei rilievi che ci sono qui in mezzo, e questo permette loro di fare una testa di ponte oltre un eventuale fronte difensivo. Se cedono del tutto le difese qui, si forma un cuneo in mezzo alle difese in direzione di Konstantinovka. Questo può mettere in difficoltà poi le, sapete, creando di fatto uno schema corna di bue che cingono poi un gruppo di trincee, di punti difensivi ucraini in una piccola sacca. Sì, o sloggiano o si fanno macinare. Esatto, o sloggiano o si fanno macinare. Da qui, perché poi una volta passati possono puntare verso nord e aggirare appunto le postazioni difensive ucraine dietro la loro linea di difesa. Vi ricordo che questa è la seconda linea di difesa che viene attaccata contemporaneamente alla prima. La prima è quella che va da Soledar verso Siversk, la seconda
parte da Artemovsk, in particolar modo da sud addirittura, e teoricamente doveva essere Zaitsevo, ma ormai è già passata al nemico, verso Artyomovsk, e da Artyomovsk poi fino a Slaviansk. Di fatto però sta già cedendo alla seconda linea. Esatto, perché il fronte progressivamente è andato avvicinandosi. Ma sta anche aggirando i punti di maggiore concentrazione, evitandoli, quindi fondamentalmente... Diciamo che il punto di maggior resistenza adesso è Kodema. Sì. Di fatto Kodema è quasi circondata, Zaitsevo è affiancata su due lati, e invece Dace, l'altra Zaitsevo più a sud, hanno ceduto. Questa iniziativa ha portato poi ad altri attacchi anche da Orlovka in direzione ovest, su Shumi e su Zalizne. Quindi Stefano, i prossimi punti di concentrazione nemica probabilmente saranno appunto Slaviansk, Kramatorsk e Konstantinovka. Sì, quando sarà ceduta, diciamo, certo, ci vorrà del tempo, perché con questo flusso di rinforzi, sì, sì, stanno tardando, stanno mantenendo la linea, ma allo stesso tempo perdono una valanga di personale. Certo. Ecco. Le lamentele che ci sono da parte dei reparti ucraini riguardano proprio il fatto che loro sono spaventati dall'elevato numero di perdite che subiscono e dal fatto di non ricevere supporto, e non capiscono perché cozzano poi la loro realtà cozza con la rappresentazione che gli è stata data della situazione, la propaganda mediatica che li accompagna. Esatto. Certo. Per questo loro chiedono di ricevere supporto, perché non ci viene dato supporto, perché non c'è l'artiglieria a sufficienza, perché in realtà non c'è sui fronti, e quando loro lo raccontano loro ci credono perché non sono al fronte. Quando arrivano al fronte, tra il tempo in cui arrivano e quello in cui muoiono, capiscono qual è la realtà e capiscono che sono stati mandati lì a morire per tenere una linea. Tra l'altro, appunto, il comando dichiara queste persone come scomparse, non morte, per non pagare loro gli stipendi. Guarda, continua tra l'altro la moria dei colonnelli, ancora sì, oggi sì. Si è scoperto che il 21 era morto un altro alto ufficiale. Sì, sì. Gli attacchi russi provocano morti anche a settimane di distanza. Sì, esatto, perché loro lo dicono con il contagocce, sì, quanti sì, ufficiali, sì. Alti ufficiali cadono. Tra l'altro sono quasi tutti colonnelli quelli che vengono nominati, però il loro numero in queste ultime due settimane è decisamente aumentato. È chiaro anche che non sono infiniti questi colonnelli, giusto Stefano? No, infatti. Abbiamo la ripresa delle attività operative russe anche sul fronte di New York, che era stato attivo all'inizio, alla fine di giugno. Ti ricordi che erano andati alcuni cronisti russi a vedere proprio la situazione delle trincee su questo fronte. Ci troviamo a nord di Donetsk e a ovest di Orlivka. Ovest di Orlovka, sì. Esatto. E in questo fronte quindi è estremamente fortificato, perché tenete presente che è stato uno dei fronti dove si è combattuto di più, quello di Gorlovka, e dove ci sono state anche tra l'altro tantissime vittime civili, perché in questi 8 anni di guerra, Facebook mi ricordava proprio oggi come 8 anni fa fosse iniziata la grande offensiva delle truppe di Donetsk per la riconquista di gran parte dell'aeroporto, che poi si fermò perché le postazioni ucraine intorno a Peschi erano veramente fortificate. Peschi che oggi invece è tutta completamente in mano ai russi, alle truppe di Donetsk in particolar modo. Qui c'è il battaglione Somalia, ricordiamolo, mentre il battaglione Spartak è, mi sembra, vicino ad Avdiivka. Quindi è una notizia molto positiva il fatto che siano riprese le ostilità anche sul fronte di New York, perché significa mettere alla prova una delle zone più fortificate delle linee ucraine, sia da sud che da est l'hanno assaggiato. Ci sono state altre esplosioni nella zona di Marinka, tra l'altro intorno a Donetsk.
Sono Jasinu Vataja, anche ieri ha subito pesanti bombardamenti, e poi due giorni fa ha preso fuoco anche un centro commerciale a Donetsk, lo Shan di Donetsk, sì. Esatto, ricordiamo tra l'altro che sono andati in fiamme, mi sembra, 5.000 metri quadri di esposizione qui di centro commerciale. Una cosa, i bombardamenti sulla città si sono innalzati ancora di efferatezza. Sì, siamo a dei livelli incredibili, anche la gente ha paura di uscire di casa ormai, mentre prima se ne fregavano abbastanza, oggi hanno decisamente paura. Noi abbiamo visto colpire stazioni degli autobus dove di sicuro non ci sono militari. Pompieri, abbiamo visto i pompieri essere colpiti. I pompieri, esatto, stazioni degli autobus, i treni anche. Esatto, hanno colpito più volte la stazione dei treni in Donetsk, proprio nella città. L'altro giorno hanno colpito oltre alla strada, colpendo a caso tra le vie trafficate di metà mattinata, hanno ucciso dei civili. Hanno colpito anche un albergo dove normalmente risiedono i giornalisti stranieri, dove c'era anche il nostro Franco Fracassi, sì, che era lì in chiamiamola visita, missione, sì, diciamo, missione, in visita, sì. Doveva fare uno scoop, vediamo poi se lo presenterà il suo lavoro. Sono interessato a vedere che cosa ha scoperto. Poi è stato colpito anche il palazzo presidenziale di Pushkin. Possiamo dire che questo è un altro atto gravissimo, perché teniamo presente che dall'inizio del conflitto i russi non hanno mai voluto colpire il palazzo presidenziale, ad esempio, polacco. Faccio presente che ci sono spesso anche capi di Stato stranieri, non è sicuro che comunichino per filo e per segno ai comandi militari russi la presenza, la posizione, certo, la posizione e la zona dove si recheranno e gli orari in cui lo faranno, per evitare che ci siano bombardamenti. Quindi in teoria i russi potrebbero bombardare alcune zone, essendo di fatto in guerra, in conflitto, non sarebbe così strano che bombardassero Kiev, magari anche durante una visita. Invece non viene fatto, solamente adesso che c'è Di Maio mi sembra che siano arrivati un paio di missili, ma evidentemente non considerano Di Maio una persona di riguardo. No, appunto. Che maleducati. Un Di Maio in più o in meno. Si vede che non lo conoscono proprio, se no l'avrebbero centrato. sempre che valga il prezzo di un missile, ecco, teniamo presente questo. Questo ci costerà un check su YouTube, probabilmente, che durerà 6 ore prima di riuscire a pubblicare questo video, probabilmente. No, figurati. No. Noi questa è C-Trap e noi usiamo linguaggi satirici. Politicamente scorretti, sì, e volutamente, sì, scorretti, sì, sì. Si fa anche per alleggerire sempre la situazione. Comunque sia, il fatto è questo, che i russi non hanno mai colpito il palazzo presidenziale. Perché? Perché si cerca di tenere aperto il dialogo. Ma sembra che abbiano sempre indosso questi fantastici guanti da nobili e non vogliano toglierseli, Perché loro hanno sempre in testa di arrivare a una soluzione diplomatica, sì, poi di questa storia. Che noi, io non credo sia possibile ormai questa soluzione diplomatica. Ma io non lo credevo neanche 8 anni fa, sì, sì. E questo è il problema. Perché invece gli ucraini non hanno mai voluto dialogare con le autorità delle repubbliche di Donetsk e di Lugansk. Certo. Già questo fatto ci dice che per 8 anni hanno perso del tempo i russi cercando di convincere gli ucraini che era importante arrivare a una soluzione politica di questa crisi, cioè per evitare un conflitto. Gli ucraini invece che cosa hanno sempre fatto? Hanno ignorato gli accordi sottoscritti, hanno continuato a bombardare la popolazione e se ne sono sempre sbattuti altamente di arrivare a una soluzione politica, semplicemente perché l'Occidente non gli ha mai fatto pressioni
per ottemperare agli accordi, anzi probabilmente gli dicevano fregatene, questo, certo, aiutiamo lo stesso, certo. E dal punto di vista mediatico questo aiuto c'è sempre stato, perché in questi 8 anni abbiamo, la guerra tacciuto, è stata completamente ignorata, certo. Infatti molti non sapevano neanche che ci fosse la guerra da 8 anni qua, perché non seguivano il nostro canale, direte voi, e certo, quello sì, perché noi ne abbiamo scritto da sempre, sì, di sì, questo, sì, conflitto. Io ho iniziato a scrivere, appunto, a fare questo lavoro proprio con questo conflitto che iniziò 8 anni fa. Otto anni fa erotti. Sì, perché poi effettivamente quando qualcuno vuole andare a cercare le radici di tutto questo malessere e malcontento, beh, sono anche precedenti al 2014, ovviamente, con tutte le rivoluzioni, con l'arancione, eccetera, eccetera. Certo, perché era un paese che a partire dal 91, sì, è stato snaturato completamente nei suoi legami con l'Unione Sovietica e con la Russia, al fine di creare uno strumento col quale infliggere una guerra alla Russia. Sì, fa paura. Questo era il fine. Fa paura continuare a vedere che si spinge fino all'ultimo ucraino e gli ucraini stessi non riconoscono questo andamento. Ecco, dovrebbe essere una cosa che a loro per primi dovrebbe risaltare, ecco, e aiutarli a fermare questo meccanismo per rivolta, ecco. Invece... Sì, ma purtroppo per loro, loro sono completamente asserviti ormai succubi della, sì, propaganda, sì, sì. Succubi della propaganda. Andando su Peschi, noi abbiamo diversi combattimenti. Peschi ha subito a Donetsk, a sinistra di Donetsk. Quindi mappa Donetsk. Esatto, il famoso crocevia della circonvallazione, quello che abbiamo accennato più volte, è sempre sotto controllo russo. Si combatte molto lungo la linea che porta verso Pervomaisk, non più dentro Pervomaisk perché le difese ucraine in questo caso hanno tenuto. Erano girate voci di unità della 56esima brigata meccanizzata ucraina che si stessero ritirando, eccetera. Io l'ho detto anche in un video mio di non dar credito a queste voci perché fanno parte di quello che è il fumo della propaganda. Io non credo che i reparti ucraini proprio scappino così quando poi in realtà si combatte. Sono le solite cose che vengono dette o per far scoprire il nemico dall'una o dall'altra parte, esatto, certo. esattamente. Quindi gli uni dicono ci sono le diserzioni tra i russi, eccetera, che non è vero. Ma presti fede a determinate informazioni soltanto quando vedi le forze accanto al cartello della città, per dire, ecco. Esatto, quando arrivano poi che catturano Pervomaisk, dici ok, l'hanno conquistata. L'amministrazione ha cambiato bandiera, tutto quel genere di cose danno un'idea, sì. Ma poi basta aspettare un attimo, se Pervomaisk il giorno stesso non diventa sotto controllo intero russo, vuol dire che non è vero, o che la cederanno, che non è l'interesse tenerla tutta la giornata. Sappiamo che fanno questi movimenti in avanti come a Kherson per poi cedere, certo, di nuovo il territorio, o a Kharkov, ecco. Esatto, però di sicuro non è che un'unità prende e va tutta intera, si rifiuta, anche perché gli ucraini in quel caso li fucilano, quindi sì, voglio dire. No, abbiamo già avuto fosse comuni, notizie di fosse comuni con soldati al loro interno. Quello sì, perché si erano rifiutati di obbedire a degli ordini suicidi e sono stati poi, hanno i reparti punitivi che sono quelli formati da esaltati nazisti, ecco, che quindi non hanno problemi a uccidere quelli delle unità che arrivano dalla difesa territoriale, che sono stati spostati in questa zona, che sono poi nei video tutte quelle persone anche di mezza età, di quasi 60 anni, che sono mandate a combattere in prima linea, perché la leva ucraina va dai 18 ai 70 anni adesso anche, quindi voglio dire, raccattano tutto quello che trovano, e gli altri o fanno finta di niente, cercano di nascondersi nei villaggi, o scappano con le famiglie a sud per attraversare il confine con Zaporizia, certo, e mettersi in salvo. Scendendo più a sud, siamo nella parte a nord di Mariupol, posso dire che in questa zona non ci sono stati cambiamenti. Sempre Shevchenko che è un po' contesa tra i russi e gli ucraini,
e basta, Non si nient'altro. riesce a salire verso Donetsk da questo lato? No, 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 per Ma non adesso c'è la no. volontà. No, non ci sono neanche abbastanza reparti russi, non è stato rinforzato questo. Tiene il fronte, ma non ci sono combattimenti per avanzare, non è un'offensiva in corso qua, assolutamente. Poi, anche sul fronte di Zaporizhia non ci sono novità di Questo rilievo. è uno dei fronti più caldi di questi ultimi giorni. Già quando ci siamo sentiti la volta scorsa c'erano notizie abbastanza preoccupanti di fuoco sulla stazione elettrica. Sì, tralasciando un attimo il discorso lì, che lo vediamo poi nella mappa dopo, rientra dopo come divisione di mappe. Qui ci sono due cose che devo dire. Tra Zaporizhia e Dnepropetrovsk è stato colpito un treno, no? Abbiamo visto le immagini stamattina, apparentemente con vagoni passeggeri. Dico apparentemente perché. Perché è già capitato di leggere di denunce da parte dei russi di vagoni che si alternavano con quelli passeggeri sui treni, e cioè il treno non vi viene mostrato nella sua interezza, ma vengono mostrati alcuni fotogrammi e alcuni vagoni, nemmeno nelle foto che ho visto io. Perché? Perché alcuni vagoni non sono passeggeri, ma sono adibiti al trasporto di merci. Quali merci? In genere si tratta di armamenti, che vengono trasferiti anche attraverso treni che sono convogli con passeggeri civili. Questo per usarli come scudo. Lo fanno nelle città con gli abitanti degli appartamenti, figuratevi L'abbiamo se non visto lo con gli fanno scuolabus, l'abbiamo visto dentro scuolabus, gli tanti, ospedali, certo. l'abbiamo visto nelle scuole, come ci stavi dicendo. In sostanza lo stiamo vedendo un po' dappertutto. Esattamente, figuratevi se si fanno remore a usare un treno passeggeri per alternarlo a dei vagoni che trasportino munizioni o Resta altro. un problema, Stefano. Noi dal primo giorno abbiamo detto colpite quei dannati binari. Esattamente, il fatto è questo, che i russi ancora lasciano la possibilità ai civili e quindi anche ai militari di spostarsi all'interno dell'Ucraina con le ferrovie. Cioè, io mi chiedo, le sottostazioni elettriche, Sì, i sì, sì. ponti, gli scambi, le stazioni, ma è possibile che siano ancora Attivi, sì, funzionanti, funzionanti. attivi e non siano stati distrutti? Che razza di guerra coi guanti stanno facendo i È russi? un'operazione speciale, Stefano. Scherzo, dai. No, no, ma il problema è appunto questo, che di fatto i militari stanno obbedendo a degli ordini di politica. Sì. E cioè la politica impone di avere riguardi su strutture che servono alla vita dei civili. Tu mi dici, mi dai una ragione Ah, perché perdonami. le linee elettriche che arrivano dall'Europa non sono saltate 1.000 volte? Le sottostazioni con gli scambiatori, È lo stesso con errore che i abbiamo visto trasformatori? in Vietnam, o sbaglio, No. dove gli americani potevano distruggere il Vietnam del Nord quando non avevano l'opportunità ancora, Ci hanno provato. senza gli aiuti sovietici, eppure. Quando i piloti volevano organizzare missioni per andare a distruggere, i politici dicevano no, lì non potete andare, no, là non potete Esatto, perché andare. formalmente non c'era una guerra tra il Vietnam del Nord e gli Stati E Uniti. quindi abbiamo lo stesso scenario che può bene o male riproporsi, non uguale, è chiaro, ma ci sono delle similitudini. Iniziarono a bombardare il Vietnam del Nord quando i reparti dei soldati nord-vietnamiti operavano nel sud del Vietnam con le loro divise. Fino a poco prima c'erano formalmente i Viet Cong e poi iniziarono a bombardare a tappeto tutto il Vietnam del Nord, le città, Ho Chi Minh City e le altre città vennero rase al suolo. Ci ritroviamo in uno sistema simile, in uno stato simile, dove arriveremo a questo alla fine? Dove saremo costretti comunque a bombardare i punti decisionali, le ferrovie? Perché No, di non farlo fatto, prima, come suggeriamo Hanoi, noi? scusami, prima ho detto Ho Chi Minh City, ma Ho Chi Minh City è il nome di Saigon adesso. Hanoi venne rasa al suolo. No, io non credo che i russi arriveranno a questo,
i russi proseguiranno così come stanno facendo, perché la scelta politica di condurre la guerra è stata fatta ed è questa. Non c'è un'escalation nella strategia russa, nel senso che non puntano al momento obiettivi più grandi, nonostante che gli Stati Uniti forniscano invece un'escalation nei sistemi d'arma che propongono. Adesso l'ultima che ho sentito, i norvegesi che venderanno i droni microscopici per individuare quelli piccoli, grossi come delle, anche l'Australia si sì, vuole delle libellule dare dei droni un così, po' più sì, cresciute con gli ormoni della crescita, no? Uh-huh. Gli danno questi droni minuscoli eccetera, che servono per l'osservazione, per più che altro. Vuol dire che hanno esaurito quelli normali, perché quando volano li tirano giù. La Finlandia ha fornito anche lei un satellite in più per le osservazioni. Una cosa che dobbiamo notare, tra le altre cose, è che oltre al fatto che, ad esempio, nella settimana scorsa non c'è stato nessun abbattimento di aerei rivendicato, almeno mi pare, tranne un Su-27 ucraino abbattuto il 23, l'attività comunque aerea è estremamente ridotta. Dunque ci sono indicazioni di aeroporti che sembrano in corso di riattivazione da parte degli ucraini, però non c'è attività aerea al momento. Gli unici aerei che noi, infatti, vediamo volare stanno lanciando dei missili ARMA americani antiradiazioni, che però vengono lanciati a 80 km di distanza dai loro bersagli, quindi si tratta di voli, lanciati, si tratta, esatto, di voli in Ucraina ancora. Non al si limite, tratta... Vengono lanciati al limite della loro capacità operativa, e il problema è che, a quanto ho capito, recuperano i pezzi di questi razzi poi in mezzo alla campagna. Sì, di fatto, non vanno a bersaglio. Perché probabilmente cosa succede? Ci sono dei disturbi, sapete che si sta operando in queste zone in un settore ad elevata intensità di guerra elettronica, e questa cosa causa dei disturbi di non poco conto agli apparati riceventi di diversi sistemi d'arma. Un po' di guida, sì, sì, sì. L'abbiamo visto con dei droni che dovevano essere gli Switchblade, dei Game Changer, no? Sono stati inutilizzabili, certo. Di fatto sono stati usati pochissimo perché erano del tutto inefficaci. Addirittura questi lanciati contro i carri non ne causavano un danneggiamento serio. Li abbiamo visti all'Army Expo esposti anche loro tra le varie... Sì, le varie macchine portate dall'Ucraina. Addirittura quelli che finivano in zone con elevata intensità di guerra elettronica, quindi di inquinamento elettromagnetico, perdevano il controllo, iniziavano a girare in tondo, sì, sì, cadevano a terra fino all'esaurimento delle batterie, e quindi poi venivano recuperati, trovati e recuperati. Qualcuno magari ce l'avrà a casa appeso al muro come soprammobile. Fatto sta che al momento non ci sono. Fai conto, ad esempio, ti faccio un esempio: il ponte di Zatoka, no? Sì, andiamo a Odessa in questo momento. A Odessa collega Odessa alla Romania, di fatto. È stato riparato ormai da 3 puntate, no? Ma anche di più. Sì. Sì, più o meno, quasi un mese, era i primi di agosto quando abbiamo detto che è stato riparato. Bene, non è stato più colpito dai russi.